Ben ritrovati al TG6. In apertura il consueto bollettino Covid. Nel nuovo aggiornamento di oggi sono 13 i casi positivi al Covid-19 in Abruzzo, dove non si registra nessun nuovo decesso. Buone notizie anche dagli ospedali che continuano a far registrare un calo dei ricoveri. Vediamo. Sono 13 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. I nuovi positivi hanno età compresa tra gli 11 e i 68 anni. I 13 casi odierni sono il risultato di 3.493 tamponi eseguiti, così il tasso di positività si attesta allo 0,4%. I nuovi casi sono riferiti 9 alla provincia di Chieti, 3 a quella dell'Aquila, 2 alla provincia di Teramo, mentre nessun caso è stato registrato in provincia di Pescara. Scendono ancora i numeri degli ospedalizzati. 41 pazienti, meno 2 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica. 2, invariato rispetto a ieri e con 0 nuovi ingressi, sono invece ricoverati in terapia intensiva. 1093, meno 79 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 70.990 dimessi guariti, più 94 rispetto a ieri, così gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1.136. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso e resta fermo a 2.509. Guardia Grele in provincia di Chieti è ora Covid-free, lo ha annunciato il sindaco Donatello di Prinzio, Giuseppe Dintino. Nessun positivo, nessuno in quarantena, nessun nuovo contagio. La buona notizia arriva da Guardia Grele, che finalmente è Covid-free. Dopo mesi di bui, possiamo dire, perché da gennaio abbiamo avuto quel picco elevato con la variante inglese, quindi c'è stata anche un'azione mediatica abbastanza pesante. Con il lavoro e l'impegno di tanti volontari, soprattutto medici, infermieri, personale sanitario che sono messi a disposizione per aiutare la ASL e l'amministrazione per eseguire prima i tamponi, gli screening e oggi le vaccinazioni, i volontari, le persone civili, siamo riusciti a seguire, a stare al passo secondo le indicazioni della ASL. Siamo arrivati oggi finalmente ad avere questo numero zero che non vale niente, ma in questo momento vale tantissimo. Il mio pensiero va a tanti miei concittadini che hanno dovuto subire purtroppo il virus, alcuni sono ancora ricoverati, anche se negativi, però stanno passando dei momenti un po' delicati, a loro va il mio augurio di pronta guarigione per tornare, insieme a noi a vivere serenamente insieme alle loro famiglie. Quest'inverno la situazione epidemiologica nel comune in provincia di Chieti era drammatica. A dicembre, qui per la prima volta in Abruzzo e tra le prime in Italia, era stata individuata la contagiosissima variante inglese, a cui nel giro di pochi giorni risultarono positive oltre 100 persone su una popolazione di poco meno di 9.000 abitanti. Un'attenta campagna di screening e la somministrazione dei vaccini, nonché l'aiuto dato ora dalle alte temperature, hanno poi liberato Guardia Grele dal virus, che quest'estate è pronta ad accogliere i turisti. Continuiamo a parlare di sanità, cambio al vertice della ASL di Avezzano sul Mona L'Aquila. La regione ha rimosso il manager Roberto Testa e ha nominato al suo posto l'ex direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale Ferdinando Romano. Vediamo. Era ormai solo questione di ore. Ieri è arrivata l'ufficialità. Il manager dell'ASL, Roberto Testa, è stato silurato dalla Regione Abruzzo. La giunta, riunita in presenza ieri sera all'Aquila, ha infatti revocato anticipatamente il contratto del direttore generale dell'ASL Avezzano sul Mona L'Aquila, indicato dalla maggioranza di centrodestra e in carica dal settembre 2019. Nelle scorse settimane, come noto, Testa è stato interessato da un percorso amministrativo di contestazione avviato dal capo del Dipartimento Sanità, Claudio Damario, e dall'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì. La notizia dunque era già nell'aria da diverso tempo. In particolare al manager sono stati contestati alcuni disservizi emersi anche nel corso di una ispezione da parte dei carabinieri del NAS, proprio durante l'emergenza pandemica. Il periodo maggiormente contestato è l'autunno 2020, quando i contagi sono aumentati in modo esponenziale in provincia dell'Aquila e soprattutto nella Marsica. La regione ha contestato al manager romano un atteggiamento ostruzionistico e pretestuoso nell'applicazione degli adempimenti
adempimenti da rendersi in attuazione dei provvedimenti programmatori regionali adottati. E in particolare il governatore abruzzese Marco Marsilio e l'assessore Verì hanno puntato il dito contro testa per inerzia operativa nell'attuazione della rete Covid. Il manager ha quindi risposto punto per punto alle contestazioni mosse dalla regione, ma le argomentazioni del direttore generale non sono state giudicate sufficienti dai vertici regionali. Il mandato del 57enne manager romano, con la prima verifica di metà mandato in programma nel prossimo settembre, sarebbe scaduto nel 2023. L'esecutivo regionale, nonostante l'evidente rischio di risarcimento danni, ha nominato come nuovo direttore generale Ferdinando Romano, tecnico di Aria Lega, ex docente dell'Università D'Annunzio di Chieti Pescara ed ex direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale. Il caso ricorda un precedente importante. La Corte d'Appello ha respinto infatti il ricorso della Regione Abruzzo, confermando la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale, che ha dichiarato illegittima la decadenza anticipata all'ottobre 2019 dell'ex direttore in quota centrosinistra Armando Mancini, a seguito della bocciatura del nucleo di valutazione nel giudizio di metà mandato. La Regione ha comunque fatto ricorso in Cassazione, ma rischia in ogni caso pesanti risarcimenti. E questa notizia ha già e subito smosso l'ambiente politico. La revoca del manager della ASL dell'Aquila attesta il fallimento di Marsilio sulla programmazione della sanità abruzzese, che dopo 2 anni e mezzo di governo del centrodestra è ferma, così il capogruppo PD in consiglio regionale Silvio Paolucci. Il caos aquilano, prosegue Paolucci, sia l'occasione per fare una verifica approfondita sulla gestione di tutte le ASL, non esclusa quella di Pescara, su cui nessun controllo è stato avviato, nonostante le vicende giudiziarie lo richiedessero. Senza un indirizzo chiaro ed efficiente avremo solo problemi che si aggiungeranno ai debiti già considerevoli che l'assenza di una gestione efficace da parte della ASL sta generando di mese in mese. Costi che ancora una volta sarà la comunità abruzzese a pagare, dopo i sacrifici fatti per uscire dal commissariamento in cui rischia di risprofondare. Ora più che mai servono invece nomi in grado di dare risposte alle tante difficoltà che la nostra sanità vive e servono scelte che in questi 2 anni e mezzo non abbiamo ancora visto, anche a causa di periodici regolamenti di conti in seno alla maggioranza che ben poco hanno a che fare con il diritto alla salute degli abruzzesi. E noi cambiamo decisamente argomento. La provincia di Pescara ha selezionato i progetti da finanziare con i soldi del Recovery Plan, però non è ancora noto quante risorse giungeranno in Abruzzo dall'Europa. Dovremo decidere le priorità in base a quello che avremo, ha dichiarato il presidente Zaffiri. Vediamo. Infrastrutture e scuole. Queste le priorità della provincia di Pescara che in concerto con la regione e i sindaci del territorio intende spendere così le risorse del Recovery Plan che giungeranno dall'Europa. Sono tutte, diciamo, prioritarie, poi in base ai fondi che avremo a disposizione dovremmo decidere le priorità, però le strutture le infrastrutture strategiche avranno sicuramente una priorità e le scuole. I numerosi lavori previsti costeranno oltre 100 milioni di euro. Tre progetti, una pista ciclabile che risalga il fiume Pescara dal mare fino alle sorgenti nei pressi di Popoli, ma anche il casello autostradale di Cappelle sul Tavo. Il casello autostradale di Cappelle per l'area Vestina, è da tanti anni che si parla, è il fulcro, il centro dello sviluppo di quell'area, perché a differenza dell'altra area, la Val Pescara, che è infrastrutturata con l'autostrada Roma-Pescara, con l'asset ferroviario che c'è su quella vallata, la Valle Vestina non ce l'ha. Non è detto però che tutte le opere saranno realizzate, infatti non è ancora noto quanti soldi giungeranno da Bruxelles all'Abruzzo, né tantomeno alla sola provincia di Pescara. Questo è il punto interrogativo, diciamo di sì, perché comunque noi oggi abbiamo ragionato, come dicevo prima, sinergicamente insieme ai consiglieri, a tutti, indipendentemente da quello che abbiamo come disponibilità economica, perché abbiamo visto le cose necessarie del territorio della provincia di Pescara e poi si deciderà in base a quello che ci sarà, si daranno delle priorità. Cambio al vertice del comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molise di Chieti.
Questa mattina presso la caserma Pasquale Infelice, alla presenza del generale Mezzavilla, comandante interregionale Carabinieri Ogadan di Napoli, il generale di brigata Paolo Aceto ha assunto il comando della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, subentrando al generale di brigata Carlo Cerrina, destinato a sua volta ad assumere il prestigioso incarico di comandante della Scuola Allievi Carabinieri di Roma. 54enne e originario di Formia, in provincia di Latina, fino al marzo scorso è stato direttore del Servizio Centrale di Protezione Struttura Interforze del Ministero dell'Interno. Proseguiamo con il nostro telegiornale. La Fondazione Tercas sosterrà due progetti di grande valenza scientifica realizzati dall'Università di Teramo e dall'Istituto Zooprofilattico. Entrambi gli studi si occuperanno della ricerca finalizzata alla salute umana. Tania Bonnici Castelli. Forte impulso alla ricerca scientifica portata avanti dall'Università di Teramo e dall'Istituto Zooprofilattico grazie al sostegno della Fondazione Tercas. I progetti finanziati sono due ed entrambi vanno nella stessa direzione, quella della salute umana. Cellule staminali che un giorno potranno riconoscere e curare il cancro e il lavoro scientifico portato avanti dalla professoressa Barbara Barboni della Facoltà di Bioscienze dell'Ateneo Teramano. Quando i risultati di ricerca sono di qualità, sempre vengono veicolati in tutto il mondo, perché i risultati della nostra ricerca vengono necessariamente pubblicati per avere valori su riviste internazionali che rappresentano lo scenario per farsi riconoscere in termini di reputazione, ma soprattutto per condividere quelli che sono gli avanzamenti in tempo reale di tutti i gruppi che operano nelle tematiche specifiche a livello globale. L'altro progetto di ricerca scientifica finanziato dalla Fondazione Tercas riguarda le malattie trasmissibili dagli animali domestici all'uomo. Uno studio essenziale realizzato dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo che si basa su un dato preoccupante: il 61% di tutti i patogeni che colpiscono gli uomini ha un'origine animale. Noi ormai abbiamo dimostrato con la pandemia che la nostra collaborazione con la sanità umana è molto proficua, sia nell'effettuare i tamponi, ma soprattutto anche nel fare il sequenziamento. Sappiamo che in Italia il sequenziamento è circa l'1%. Tenete conto che in Inghilterra, il paese in cui vengono fatti più sequenziamenti, è il 5%. Bene, sul Corriere della Sera ieri è apparso il risultato che l'Istituto Zooprofilattico sequenzia il 6,76%, e ponendo l'Abruzzo la regione in Italia che fa più sequenziamenti, ma lo facciamo noi. Quindi questo rende onore all'Istituto e all'Abruzzo e anche agli investimenti che abbiamo fatto sia sulle tecnologie e sul personale che sa utilizzare queste tecnologie. La ricerca scientifica, ormai è acclarato, è alla base dell'economia civile. Rappresenta un settore strategico e sostenerla diventa fondamentale per la sopravvivenza delle persone. Spesso ci troviamo ad avere eccellenze nella ricerca che sono conosciute all'estero e non nel nostro territorio. Parte dello scopo appunto di questa nostra conferenza è proprio quella di trasmettere e raccontare al nostro territorio quanto c'è di buono. Un buono che deve crescere, che si deve moltiplicare, ma anche in questo senso va il nostro investimento. Vorremmo essere, come io sempre ripeto, quel gradino che consente di dare l'avvio ad importanti progetti che poi, vista dimostrata la loro validità, possano attrarre grandi investimenti esteri, ma non soltanto investimenti nella ricerca, anche investimenti industriali. Restiamo in provincia di Teramo. A 4 anni dall'omicidio dell'oncologa Esther Pasqualoni, una installazione in suo ricordo è stata scoperta ieri all'esterno dell'ospedale di Sant'Omero. Vediamo. Una installazione artistica, opera d'arte del maestro Francesco Perilli, è stata inaugurata ieri nell'area esterna del parcheggio dell'ospedale di Sant'Omero alla memoria di Esther Pasqualoni, l'oncologa di Roseto degli Abruzzi, che proprio il 21 giugno di 4 anni fa fu barbaramente uccisa dal suo stalker, che poi subito dopo si è tolto anche egli la vita, il quale la aggredì proprio nel parcheggio del presidio vibartiano. L'installazione raffigura una panchina con un abito bianco, simbolo di purezza, ed una macchia rossa su di esso, che rappresenta invece una violenza
crudele e mortale. L'opera è stata donata dal Lions Club Val Vibrata. Alla cerimonia hanno preso parte rappresentanti istituzionali, il fratello e una figlia di Esther, esponenti di associazioni attive nella lotta contro la violenza sulle donne. Abbiamo voluto fare due cose: ricordare Esther Pasqualoni nell'anniversario della sua morte, Esther che era stata la mia collega per tanti anni, sulla cui professionalità e competenza non dico nulla, ma sicuramente quelle doti di umanità la contraddistinguevano ancora di più. E secondo, lanciare un messaggio forte contro la violenza alle donne. A ricordo di una persona che rappresenta un emblema della nostra AS per la sua passione nel lavoro, per il suo amore, che ha sacrificato con la propria vita per colpa di un folle. Oggi qui noi siamo a testimoniarla, a far sì che sia presente sempre nei nostri cuori, nei cuori di un'azienda che le ha voluto dedicare sia un reparto, il The Hospital Oncologico, qui dell'ospedale Val Vibrata, nonché in ricordo anche l'opera del maestro Perilli, che mettiamo qui dove è stata qualche anno fa piantato anche l'ulivo, a testimonianza di quello che è accaduto quel giorno. Questa bellissima installazione che veramente va al di là di quelle che sono le, ahimè, normali panchine rosse che non dovrebbero neanche esistere, però purtroppo ci sono. Questa è sinceramente qualcosa di diverso, di molto più forte, anche impattante, diciamo, psicologicamente, al di là del fatto che è coinvolta Esther e quindi ovviamente c'è un coinvolgimento emotivo maggiore, però è una bellissima opera che sia di stimolo e di monito per tutti. Dal 25 giugno all'11 luglio si terrà la quarta edizione di Arti in Vita, il Festival Internazionale degli Abruzzi, una manifestazione culturale che si declina in tanti momenti d'arte. Vediamo. Dunque, Abruzzo è diventato internazionale. Musica, fotografia, installazioni, danza, teatro e cinema, ma anche buon cibo. Cultura a tutto tondo nella quarta edizione di Arti in Vita, il Festival Internazionale degli Abruzzi, che si svolgerà a Penna Piedimonte, Guardia Grele, Orsogna, Crecchio e Ortona dal 25 giugno all'11 di luglio. Siamo l'unico festival in tutta Europa che l'anno scorso non ha annullato. Abbiamo riuscito a farlo e pagare tutti gli artisti. E quest'anno abbiamo deciso, dopo tutto questo dramma che è successo durante 2 anni, di lavorare soprattutto sul senso della natura e sul senso degli uomini e le donne che posso c'hanno nella città. Ecco, questa è la rivoluzione un po' di genere che arriva oggi, ma il genere è un uomo e donna, il genere. E anche sul come, per esempio, una delle artiste lavora su come gli animali hanno invaso la città durante il Covid, perché non ci stanno più macchine, più niente. Dunque fa tutta un'esposizione a Guardia Grele con questi enormi animali che ci guardano come dicendomi anche io ci ho posto. Dunque un po' su questo, perché il nostro, e anche ci sta un altro artista molto conosciuto in Francia e nel mondo intero in ogni modo, che farà su 2 anni un lavoro sui terremoti in tutto il mondo e include l'Abruzzo in questo lavoro. È un videasta che dopo proietta sulle mura delle città un documentario su una relazione tra scienza e arte. Fin dalla prima edizione, 4 anni fa, il festival è realizzato grazie alla sinergia tra pubblico e privato. Serenity è lo sponsor, il main sponsor di Arti in Vita da 4 anni, condividiamo con loro tantissimi valori, soprattutto l'amore per l'Abruzzo che ha ospitato Serenity, che ospita Serenity ormai da 30 anni, e l'amore per le persone, perché per noi le persone fanno la differenza insieme al territorio. Apriamo ora la pagina dedicata allo sport di Piazza Marotta. Che dirà? Sono questi alcuni degli obiettivi principali di mercato per l'attacco del prossimo Pescara. Restano le problematiche legate alle uscite dei giocatori sotto contratto. Alcuni però potrebbero rientrare nei piani del neotecnico Auteri. Vediamo.
Fissati i principali tasselli per la prossima stagione con il nuovo DS Luca Matteassi e il neo allenatore Gaetano Teri, ora è tempo di calciomercato in casa Pescara. Un periodo fondamentale questo per intavolare quelle trattative, molte delle quali sfoceranno con le firme nei primi giorni di luglio, quando sarà ufficialmente aperta la sessione estiva. 3-4-3 è il marchio di fabbrica di Auteri, praticamente un dogma, e i calciatori da reperire dovranno essere funzionali al tipo di calcio voluto dal tecnico di Floridia. Ecco perché tra gli attaccanti un profilo ad hoc per Auteri è quello di Matteo Di Piazza, robusto centravanti che ha appena compiuto 31 anni. Chiuso il prestito al Catania, il giocatore torna al Catanzaro, con cui ha il contratto in scadenza a giugno 2022. Proprio a Catanzaro è stato allenato da Auteri nella stagione 2019-2020, anche se per pochi mesi, è arrivato nel mercato di gennaio, poi c'è stato lo stop per la pandemia e quindi due partite di playoff. Di Piazza è centravanti ma può adattarsi a fare l'esterno. La duttilità nel tridente è una dote propria di altri due obiettivi del Delfino. Uno è Alessandro Marotta, che fino al prossimo giugno ha un contratto con la Juve Stabia, la quale lo ha tesserato lo scorso gennaio e con cui ha giocato un super girone di ritorno, 13 gol in 17 partite. Spesso centravanti in carriera, con le Vespe si è adattato anche a fare l'esterno con Gennaro Borrelli al centro. Il profilo che intriga di più però è quello di Walid Khedira, italiano ma di chiare origini marocchine, che è emerso con la maglia della San Giustese in Serie D. Prelevato dal Parma nell'estate 2019 e reduce da una ottima stagione in prestito al Mantova con 9 gol all'attivo. Nasce centravanti ma ha imparato a giocare anche esterno ed è un profilo che a 23 anni sembra avere grandi margini di miglioramento. Per la difesa il profilo più gettonato è un fedelissimo di Matteassi, Antonio Pergreffi, ex Piacenza, è legato fino al prossimo giugno al Modena. Le uscite però restano una notevole grana per Sebastiani e Matteassi, contratti onerosi, molti dei quali scadono il prossimo giugno, e caratteristiche tecniche che per molti non si sposano con il 3-4-3 di Auteri. Scognamiglio, Valdifiori, Sorensen, a loro va trovata una sistemazione. L'ottica del Repulisti consiglierebbe una sistemazione anche per i vari Drudi, Busellato, Masciangelo e Galano, che tuttavia per caratteristiche potrebbero rientrare nei piani tecnici di Auteri, chiamato dunque a fare valutazioni sotto questa ottica per dare un indirizzo al mercato del Delfino. La situazione di assoluto stallo nel Teramo fa in modo che i giocatori in scadenza si stiano guardando intorno per capire dove giocheranno la prossima stagione. Ma l'enigma iscrizione metterebbe a rischio l'intero organico biancorosso. Jacopo Forcella. Il Teramo è ancora fermo, ma il mercato corre e chi è in scadenza o comunque, seppur sotto contratto ma ha delle richieste, si muove per capire il proprio destino. È quello di Francesco Bombaggi, il cui vincolo si conclude il prossimo 30 giugno, sembra ogni giorno che passa essere sempre più lontano dai colori biancorossi. Non è un mistero che il numero 10 abbia estimatori, al di là del destino della società che sarà scritto nei prossimi giorni. Finora di rinnovo non si è parlato, segno evidente per la società che le priorità in questo momento siano altre. Mentre quelle del giocatore mal si sposano con le tempistiche della dirigenza, che non può ancora proporre nulla a nessuno, visto che non ha ancora deciso se far parte delle 60 formazioni che parteciperanno al prossimo campionato di Lega Pro. Le 30 presenze e i 9 gol di questa stagione, sommati agli altri 9, 8 in campionato e 1 in Coppa Italia della stagione precedente, fanno in modo che gli estimatori per Bombaggi non manchino. Tra qualche giorno, giovedì prossimo per la precisione, sarà svincolato e libero di poter firmare con un altro club, ma anche in questo periodo può prendere accordi con società diverse dal Teramo per poi essere ufficializzato dal 1 luglio in avanti. Discorso simile anche per Costa Ferreira, Ilari, Lewandowski, Di Matteo, Lasic, Tentardini, Pinzauti e Vitturini, oltre a quei giocatori come Lombardi, Di Francesco e Gerbi che invece sono in prestito. Sono elementi che senza un rinnovo di contratto si stanno guardando intorno per capire dove disputeranno la prossima stagione, visto che il Teramo non ha dato segnali di volerli rinnovare. Un tema differente, ma poi neppure troppo, per coloro che un contratto per la prossima stagione ce l'hanno, ed è il caso di Arrigoni, Santoro, Viero, Soprano, Trasciani, Diachite e Mungo. Con la mancata iscrizione sarebbero federalmente svincolati e liberi di trovare una destinazione confacente alle loro richieste. È altrettanto vero tuttavia che l'incertezza che regna sui destini del diavolo fa in modo che gli entourage di questi calciatori stiano lavorando per capire quanti margini ci siano di prosecuzione del progetto in caso invece di iscrizione regolare. Perché comunque vadano le cose, il Teramo dovrebbe ridisegnare una strategia calcistica e farla con costi ridottissimi, e sarebbe per molti di loro un lido non perfettamente aderente alle aspirazioni. Perché di offerte per plusvalenze super non se ne vedono, come invece la dirigenza biancorossa ha sempre sbandierato, non c'è
ancora l'allenatore e il direttore sportivo in scadenza il 30, esattamente come buona parte dell'organico. Una condizione incredibile e che si spiega soltanto con la ferma volontà di Iachini di non continuare, come già scritto nel comunicato diramato qualche giorno fa, quando definiva conclusa la sua esperienza societaria. Ed è altrettanto evidente che molti club siano alla finestra per cercare di vedere i destini del Teramo e cercare, soltanto in un secondo momento, di accaparrarsi i migliori giocatori biancorossi. Scendiamo in Serie D, domani pomeriggio le semifinali playoff nel girone F con Notaresco e Pineto che affronteranno tra le mura amiche Matese e Cinzia Albalonga. In caso di parità al 90esimo ci sono i supplementari, in caso di ulteriore parità al termine dei 120 minuti passerebbero le due compagini abruzzesi in virtù del miglior piazzamento in classifica. Saranno comunque sfide insidiose per rossoblù e biancazzurri, vediamo. Due abruzzesi ai playoff di Serie D, ma più in generale la classifica finale del girone F vinto dal Campobasso restituisce alla nostra regione Notaresco e Pineto che chiudono al secondo e al terzo posto dopo un campionato quantomeno complicato, specie per i biancoazzurri. Domani le semifinali con rossoblù e Pineto che in virtù dei migliori piazzamenti rispetto alle sfidanti Cinzia Albalonga e Matese avranno a disposizione il fattore campo e in caso di pareggio al 90esimo anche la possibilità che, qualora persistesse l'X, dopo i 120 minuti arrivi comunque la qualificazione all'ultimo atto. Il Notaresco se la dovrà vedere in casa col Matese, che davvero all'ultimo respiro ha strappato la qualificazione piegando la resistenza della Rieti grazie al centro di Felice allo scadere. Con la Campana è squadra ostica, ha giocatori come Galesio e Abreu davanti che possono far male, ad Usa che fa del dinamismo e della forza fisica una componente fondamentale, a giocatori come Langellotti e Setola che compongono una corsa sia mancina di tutto rispetto. Quest'anno i biancoverdi non hanno mai vinto contro il Notaresco, una sconfitta al Savini per 3-1 griffata a Marchionni, Cancelli e Dos Santos e un pari a Piedimonte Matese con la rete provvidenziale di Gallo dopo il vantaggio firmato Galesi. Per il Pineto invece al Mariani Vavone c'è la Cinzia Albalonga. I biancazzurri di Marco Pomante hanno firmato dopo la ripresa post-Covid una rimonta pazzesca. La risalita è stata prepotente, il terzo posto non è arrivato per caso e adesso c'è il match di domani per dare forza ad un 2021 molto positivo. Sul fronte laziale occhio soprattutto al bomber Cardella, 16 gol e 5 assist, e al capitano Angelilli. La squadra di Roberto Chiappara ha grande individualità e ha dimostrato di poter battere chiunque. Dopo l'addio di Venturi e il cambio tecnico a metà stagione, il terzo posto alla 30ª giornata è stato il punto più alto, prima di una mini flessione finale. I miei ragazzi ci credo tanto, normale sono contento perché quest'anno ho fatto esordire 4-5 nel 2003, che in passato era successo poche volte. Io sono subentrato che questa squadra aveva tra virgolette il problema del gol. Insieme al mio staff abbiamo lavorato bene, il risultato è che in tutte le 21 partite questa squadra è andata sempre al gol. Siamo, non penso, la seconda miglior difesa. È un motivo d'orgoglio. Io devo ringraziare anche il mio staff perché mi ha aiutato molto, perché senza di loro sinceramente non riuscivo a fare questa impresa. È stata quella partita sinceramente, Jacopo, che ci ha dato la consapevolezza che era una squadra forte, perché affrontava una squadra veramente forte come noi, che puntava a vincere il campionato. È vero che il risultato non è stato positivo, però la prestazione è stata una delle migliori. Ma penso che noi dobbiamo pensare a giocare la partita per vincere, non dobbiamo pensare al doppio risultato. Noi dobbiamo pensare a fare il nostro gioco come abbiamo fatto sempre e poi alla fine si vedrà cosa succede. Volley adesso, sconfitta al quinto set per le ragazze dell'Altino Volley nella finale d'andata in casa del Volta Mantovana. Domenica il match di ritorno, il sestetto abruzzese punta ad un successo in 3 o 4 set per centrare una storica promozione in A2. Sergio Zappalorto. L'Altino esce battuto di misura da Volta Mantovana in gara 1 di finale. Dolce amaro KO. Dolce perché le rossoblù sono riuscite a recuperare due volte lo svantaggio. Amaro perché, proprio al conquistato tie break, il nettissimo doppio vantaggio di +5, 7-2, 11-6 sembrava garantire il successo in rimonta che le ragazze di D'Amico avrebbero meritato, senza nulla togliere, sia chiaro, alla forza delle virgiliane guidate dall'ottima Giroldi ex Teatina in regia e dal quartetto composto da Tosi Coppa
Coppi Ferrarini Boninsegna. Impresa complessa, ma le nostre, trascinate da una strepitosa Zingoni ben affiancata dalla Spicocchi, nonché dalla solita coppia Longobardi-Lestini, erano riuscite a realizzare il colpo corsaro dopo un quarto set in sofferenza vinto a 23. Poi la luce spenta all'improvviso con una progressiva risalita delle Lombarde dal 6-11 al 12-11 con un parziale in negativo di 0-6 fino al cedimento di coda che verga il 3-2 delle Mantovane. Domenica prossima il ritorno per il gran finale. La A2 attende l'occasione forse irripetibile. Le bimbe del Press Papa puntano al 3-0-3-1 per ottenere il passaporto e concludere una stagione in ogni caso fantastica. Il 3-2 porterebbe le formazioni al golden set, quello decisivo, uno solo, meglio non pensarci, ci sarebbe da restare stecchiti. E allora, tutte concentrate sulla partenza, vincere la prima frazione potrebbe dare la spinta giusta. Le potenzialità ci sono tutte per guardare le avversarie in modo definitivo dall'altino verso il basso. Questa è la nostra ultima notizia, tutti i contributi che avete visto sono disponibili sul nostro canale social YouTube o al sito internet www.tv6.it. Grazie per averci scelto.